생각해요나 Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo in Turchia e ogni vlog che faccio sono in un posto del mondo diverso. Comunque, sì, oggi siamo in Turchia. Tanti di voi mi dicono sei di Istanbul, ragazzi, non sono ad Istanbul. Siamo nell'est della Turchia, siamo atterrati ad Ankara, che è la capitale. E poi abbiamo fatto un viaggio con il treno verso est. In questo momento siamo ad Erzurum e domani invece andremo ancora più verso est, molto vicino al confine con la Georgia, a Kars, con la K. E adesso siamo appunto ad Erzurum, ma parecchio in alto, tipo a 2000 metri più o meno. C'è tantissima neve, fuori sta nevicando e noi stiamo bevendo Baileys alle 11 di mattina, per non dire che in Italia sono le 9. Cin! E noi, io e te. E sono con Laura. Solo noi. Solo noi. Gli altri sono andati a fare attività. Ma perché noi ci facciamo sempre riconoscere? Quindi ci hanno portato salsa barbecue. Sì. Guarda questa che strana. Mostarda gialla. Sì. Sì, sì. È tipo senape, ma non è proprio senape. E poi c'è ketchup. E maionese. Abbiamo preso le patatine. Perché tutto il resto aveva formaggi. E questa è la nostra vista, al momento tanta tanta neve. Quando si pensa alla Turchia non si pensa probabilmente a questo panorama, ma la Turchia è anche questo. Siamo nel nostro pullman e adesso dal resort sciistico in cui eravamo, che era abbastanza in alto in realtà, e stiamo tornando giù 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 verso il centro di Erzurum. Erzurum, adesso vi vedo, l'ho appena chiesto, mi sono già dimenticata come si pronuncia. Comunque sì, adesso andiamo nel centro storico della città, che dicono che è la città più moderna dell'Oriente della Turchia, quindi vedremo, sono curiosa. Non vi ho detto con chi siamo qui, ma sono stata invitata da Go Turkiye, che dovete sapere che in inglese il nome non è più Turkey ma Turkiye. Sono stati selezionati 10 influencer in tutto il mondo più i loro accompagnatori e le guide, quindi questo è il nostro gruppo. Siamo influencer praticamente da ogni parte del mondo. C'è un'altra coppia di italiani, poi ci sono dei portoghesi, degli olandesi, spagnoli e insomma un po' tutte le nazionalità. Our city walk, we will go to the restaurant, so we will have traditional food today for you. What kind of traditional food we have here? Sheep meat, okay. This is, we call it jah kebab. Jah kebab. So reverse side of the döner, okay, döner kebab. So this is gonna be our traditional food for lunch today. E siamo nel centro storico di Erzurum. Questa è una casa molto molto antica, risalente all'impero ottomano, ed è molto molto bello qui, devo dire. Ci sono tantissimi edifici rimasti ancora dall'impero ottomano, quindi questo posto ha una storia davvero incredibile. Adesso la nostra guida ci spiega un pochino la storia di questa okay, casa dell'impero ottomano. E questo signore penso sia il guardiano qui a sinistra. Ladies and gentlemen, molto gentili. In our city tour, we have to be stick to each other. We cannot be separated from each other because. Ok, ci sono due parti del centro, la nuova e quella vecchia si incontrano qui. One of the Seljuk dynasty. Remember, Seljuk dynasty. And Ilhanlı dynasty. That's why if you look at behind you, there are some monumental graves. So if when you look at these tombs, you know, there queste sono delle tombe, ragazzi. And also there queste are sono delle tombe rooms, antiche. Grave rooms above, you know. And so
che lì il turismo sta crescendo molto in quest'area e ci sono molti siti turistici qua intorno. Adesso visiteremo questa casa che ha due piani e questo signore è il proprietario e ci invita a vedere la sua casa. Bisogna stare attenti alla testa perché è tutto molto piccolo. Eccoci, siamo entrati nella casa antica di questo signore, che è molto molto gentile perché ci sta letteralmente facendo entrare in casa sua, tipo giro turistico. Sì, sì, va bene, video. Thank you. Be careful the head. Qui c'è il solito evil eye che protegge dalle energie negative. È molto presente nella loro cultura. Io mi sento una gigante qua. Oh wow. Yeah, he has two houses. One is this one and one is in the city center. So he lives in the city. Yeah, he lives in the city center too. So he also lives here too. Yeah. This is the kitchen. This is the kitchen. Is everybody here? Questa è la cucina. Okay. When they finish all the food here, okay, so they bring to this section. Quando finiscono di cucinare il cibo lo portano qui e questa è praticamente la sala da pranzo dove si mangia assieme e qui tutta la famiglia si riunisce e si mangia assieme. Questo è il modo tradizionale antico. Stiamo andando al secondo piano della casina e mi sento una gigante, tipo una vatussa, perché è tutto piccolissimo. Letteralmente mi devo abbassare, che altrimenti non ci passo. Ok, ci siamo. Ma è diverso da tutto quello che conosco. È interessantissimo. Ok, il tetto più bello che noi abbiamo mai visto nella nostra vita, adesso ce lo fa vedere. Entriamo in quest'altra stanza. Ok, so this house around 400 years old. Questa casa ha circa 400 anni dell'impero ottomano, appunto, ed è in stile ottomano. Quindi dice di fare molta attenzione al tetto. Ci sono 9 motivi diversi che si vedono intagliati in questo tetto, che è pazzesco, è veramente fatto con legno di noce e intagliato a mano con un coltello, incredibile. Ok, questa è la sezione per gli uomini, dice, perché appunto nell'antichità gli uomini e le donne venivano divisi in diverse parti della casa. Questa era la parte per gli uomini e la parte che vedremo tra poco è per le donne. The purpose of the room, people were conservative, you know? Yeah. So they don't, according to the Ottoman traditions and also the Islamic religion, yeah. You know? So men and women, back then they used to stay separate. So this is the bedroom? Did they sleep here? This is not the bedroom. This is just... It's like a apartment. This is just... E adesso stiamo andando nell'altra stanza, il signore che ci accompagna. Thank you. Che caro, mamma mia. E qui appunto questa, se ben capito, dovrebbe essere, oh no, questa è la cucina. Che calduccio che c'è qui, che bello. Che cosa ci stanno preparando? Oh, il tè. Che bello, io adoro il tè turco comunque, ragazzi. Sto bevendo questo tè turco praticamente come se non ci fosse un domani, ma è buonissimo. Questa è la stanza dedicata alle donne.
Abbiamo acceso il caminetto, si sta benissimo. Adesso ci siamo seduti, ho chiesto se non è cattiva educazione mettere i piedi su, ma mi hanno detto che non c'è problema e adesso penso appunto che ci offriranno del tè tipico, ma ascoltiamo la nostra guida adesso. Adesso ci dà qualche informazione importante riguardo alla cultura del tè che hanno qui in Turchia. Il padrone di casa ce lo sta offrendo. Eccoci. Thank you. Okay, so now our tea culture is like this, ladies and gentlemen. So now you have tea glasses in front of you. Okay, questi sono i tipici bicchieri da tè. We are gonna experience the traditional way, okay? So how it works. E oggi proveremo proprio l'esperienza tradizionale di come si beve il tè turco, che è sempre offerto in questi bicchierini di questa forma, con sempre dello zucchero. Inside your mouth and please put it on the right gap. Ok, quindi si prende una zolletta di zucchero, si mette nella parte destra della bocca e poi si beve il tè. Quindi praticamente la zolletta di zucchero non va messa nel tè come faremmo noi, ma va messa a destra della bocca e poi si beve il tè e si sposta la zolletta da destra a sinistra in modo da farla sciogliere e ovviamente il tè che andiamo poi a bere si beve zuccherato, però appunto in modo diverso. Che meraviglia! No, ragazzi, non potete capire, cioè, meno male che Laura ha filmato questo momento, perché altrimenti avete presente come tutti, tipo, cioè, succedono sempre le cose più strane a me, e che tipo, devo essere stata molto simpatica al signore che abita qua, perché ha selezionato me, mi hanno detto che ha selezionato me per fare il sultano, quindi mi hanno vestito così in una stanza a parte, mi hanno spiegato cosa devo fare, come dovevo stare. Io sono ancora imbarazzata, però sì, è stata un'esperienza indimenticabile. Beh, intanto abbiamo fatto un po' di shopping, abbiamo preso un braccialettino molto carino e siamo in questo bazar adesso, dove ci sono un sacco di gioielli ed è tutto super sbrilluccicante. È bellissimo qui, devo dire, è molto molto bello. Cioè, guardate i soffitti, ragazzi, stupendi. Si vede il signore che sta praticamente creando i gioielli. Io sono innamorata dei soffitti. Stiamo esplorando, non abbiamo tantissimo tempo ancora prima di dover raggiungere la guida e di andare a pranzo, ma è bellissimo. Però ci si perde qui, devo dire, è tutto uguale. Cioè, sto perdendo veramente il senso dell'orientamento completamente. Dobbiamo... No, qui è l'uscita. Non eravamo qua? No. Dio, io tutte ste robe sbrilluccicose. Non so lì. Siamo a pranzo e la guida ci sta spiegando, insomma, un paio di cosine tipiche che ci verranno servite. Allora, Laura ha preso una roba super tipica, dovete sapere che lei è la mia cavia e prova tutte le robe al posto mio. E questo è super tipico, è un succo alla carota nera, ci hanno detto. E vabbè, vediamo l'assaggio. Com'è? Oddio. Eh beh,
Ma sa di carota? È piccante. No, non sa di carota, sa di carota piccante. Eccoci qua a pranzo, siamo in questa tavolata gigantesca, adesso vi faccio vedere. Eccoci qua, tutti noi influencer con le nostre guide turistiche. Tarara. Laura ancora provata dopo aver assaggiato. No, questa volta mi è andata male. A te piace tutto in realtà, è la prima cosa che non le piace. Allora, ho deciso, io che non assaggio mai niente, ho deciso di assaggiarlo. Andrà malissimo. Finirai? No, assolutamente no. No ragazzi, non potete capire, c'è un sapore che noi non abbiamo mai provato. Cioè, ma non esiste una cosa così. No. Sembra tipo aceto. Ma io sono allergica a stero. È come aceto col peperoncino. Aceto col peperoncino. Non così. Ora sì. E visto che a me la pita tipica non piace perché ci mettono varie cosine su, ho preso la versione solo con formaggio, che vi devo dire ha un profumo buonissimo, quindi penso che questa darà soddisfazione. Qui abbiamo capito che in Turchia non scherzano sulle porzioni, sono tutte gigantesche, infatti io avevo due di queste, una sopra l'altra. Una l'ho finita, ho mangiato un pezzetto e l'altra adesso veramente non ce la faccio più. E ci hanno portato, come al solito, si è versato un po', ma vabbè, il tè tipico turco, che è un tè nero in realtà, non ha un sapore particolare, ma è molto molto buono. Siamo sulla via per Kars, che sarà l'ultima città che appunto visiteremo in questo tour della Turchia. Sono 3 ore di viaggio, ne abbiamo già fatte 2 e mezza, io ho dormito per un bel po', non so come, ma ho dormito per un bel po'. Mi hanno spiegato che questa che stiamo facendo è la via della seta, sicuramente l'avrete già sentita, è famosissima ed è appunto una strada che porta dalla Turchia poi fino all'Asia, oppure appunto dall'Asia verso l'Europa, perché la Turchia è un po' un ponte dall'Europa all'Asia o dall'Asia all'Europa. E noi siamo questo puntino blu molto vicino al confine della Georgia e dell'Armenia. E poi qui sotto naturalmente ci sono l'Iraq e l'Iran, che in questo momento sono un po' più lontani da noi. E sì, siamo veramente all'estremo est, diciamo, della Turchia. Adesso zoom un po', vi faccio vedere meglio. Allora qua noi siamo diretti verso Kars, che è questa città qui. Avremo ancora, abbiamo una mezz'oretta di strada e appunto siamo molto molto vicini al confine sia della Georgia che dell'Armenia in realtà, ma neanche tanto dal confine dell'Iran. Siamo quasi arrivati a destinazione, ci hanno portato in questo villaggio locale, è molto molto tipico e caratteristico, dove ci hanno preparato questo banchetto. Lì potete già vedere i bicchierini per il tè turco, c'è un caminetto, fa caldo e si sta proprio bene. E qui abbiamo diversi formaggi tipici, un po' di frutta. Queste che sembrano tipo le frittelle di carnevale che abbiamo noi, so che si chiamano in modi diversi in varie città italiane. E poi qui c'è anche del tradizionale, penso sia del pane turco. Collecting all the precious items that you see around, and he actually planned to build some small rooms in his garden, and the story is around 10 years. So he designed the rooms with the traditional old items that you see around, and other rooms are also designed like this. So when you come from outside, okay, if you want to stay in a village, if you want to experience village life and meet with the villagers, you know, so you can come here and rent a room outside, and this is gonna be your breakfast salon, and you can feel the culture, the tradition of the Turkey, especially eastern part of Turkey. So now, this gentleman, they are gonna play their traditional local instruments, and they will also sing for us, and we are gonna listen to them. Okay? So, Türkçe söyleyeceksin, evet. So these are local singers, ladies and gentlemen. And now he is gonna start.
And later on, when you have any questions, let me know, please. Ve la faccio vedere rapidamente. Questa devo dire è la più caratteristica e la più antica che abbiamo avuto in questi giorni, perché abbiamo cambiato altri due hotel. Gli altri erano super moderni, uno era l'Hilton, l'altro era il Marriott. Qui invece siamo appunto in un hotel super super tipico, con arredamento molto molto antico, e a me dà un po' di haunted vibes. E Laura mi sta prendendo in giro per questo. Comunque, questa è la stanza. Vi faccio proprio room tour veloce veloce, ragazzi. Doppio letto. Ciao. E qui c'è il bagno. Io adesso mi strucco perché sono veramente distrutta, penso che si veda. Mi strucco, mi metto il pigiama e mi metto a letto, ragazzi. Quindi noi ci vediamo domani, mi sa che domani filmerò un altro vlog, quindi ci vediamo domani. Vi mando un bacio gigantesco. Vi chiedo scusa se a cena non ho filmato tanto, mi sa che non ho filmato tanto perché avevo tantissima fame. Poi avevo paura che non ci fosse niente che mi piace. Ho ordinato del riso in bianco perché pensavo non piacesse niente, e poi invece ho mangiato anche le patatine fritte che fanno loro in casa ed erano buonissime, vi giuro. E quindi adesso ho veramente la pancia piena. Poi abbiamo mangiato anche una torta con crema di latte e miele, che però è tipica russa, e vi devo dire anche quella pazzesca. E il fatto che ci fosse qualche pietanza russa è dovuto al fatto che, ma domani ce lo spiegheranno meglio, quindi magari ne parleremo meglio, che in questa città c'è stata tanta influenza russa. Quindi appunto questo è quanto per il vlog di oggi, mia family. Io vi mando un bacio gigante. Come al solito non può mai mancare il nostro abbraccio finale anche dalla Turchia, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao.